Viviamo, dormiamo, me ne frego di tutti. Bello e brutto. Ma cambierà anche Reggio, perché verranno le industrie a lavorare, saranno Che tipo di industria? stancate, Che tipo di fanno il industria? ponte. Allora, se facessero il ponte, facciamo questo momento, Reggio e Messina, sarebbe davvero una No, cosa. Villa Messina. Villa e Messina. Vabbè, ma Reggio è vicina. Mi Quindi avevano se... detto un'azienda di Genova, mi ha detto: guarda, ho superato gli 80 anni, mangiare, bere, dormire e camminare e nient'altro. Camminare è davvero un toccasana per la Io salute. esco la mattina, ho una data ora, 2 ore, 3 ore, cammino sempre pianino. Quelli che escono al primo bar si siedono tutto il giorno. Quanti chilometri più o meno riesci a Ma fare? Io ne farò. faccio 5 o 6, anche di più al giorno, a piedi. Pensi, io esco la mattina, Sì. 9, 9 e mezza, 12 e mezza. Cammino a piedi a casa, mangio, poi mi riposo, tutto. Un po' prima delle 4, un quarto d'ora, 20 minuti prima, esco, fino adesso vado a casa, mi fermo, camminato sempre a piedi. Ecco, ma il caldo, queste cose qui, Ma va bene, bisogna vado stare... piano piano. Allora, mi diceva, lei ci possiamo dare il tu? Come Ci no? presentiamo, io sono Luigi Io Palamara, sono l'arciere. Filippo, l'amante Filippo, dei cavalli. l'amante dei cavalli, Filippo Pacini, di Genova, però ha sposato una calabrese. Quindi sfatiamo questo mito che le calabresi, insomma, come sono come mogli? Sono stata una Ma brava non è, mamma. io sono nato, mio papà era a Scilla, Ah, di Scilla, quindi dirigente a scillese. Genova, poi quando ha finito è ritornato a Scilla per Ecco. fare i bagni. E Ma Scilla è bellissima, è veramente una delle perle della io sto Calabria. con mia moglie, ho 2 appartamenti a Genova, li ho affittati al consolato britannico. Prendo i soldi, mangio, bevo, dormo, cammino. Ma poi anche, cioè, è giovanile, 84 anni, guardate. Ma bisogna, qui non avete il vizio di, se non escono, per andare a stare seduti. Intanto salutiamo il nostro amico Attilio che ci saluta, bellezza. Figlioli, Figlioli. tiriamo a Campari. Tiriamo a Campari. Comunque, hai mantenuto l'accento genovese, però... Sono senese risorse occidentali e panacee. Allora, Oh, ma no, da... ne viene. Ecco, traduciamo. Due trofio pesto e Ecco, mangiare. il pesto Pesto, genovese... Ecco, basilico, come si fa? col Basilico? basilico, Basilico, pinoli? lavorato con olio, sale, e fanno Il pesto, con i pinoli. sì, e poi mettono da mangiare. E invece, Pasquale Gattuso, lo salutiamo, e invece, qual è il piatto calabrese che ti piace di più? Due trofio pesto in esciata de stocco. Sto, ho capito, il pesce stocco, lo stocco. Ma a Cittanova sei mai andato a mangiare lo stocco? Si va, si va. La prima volta che ho portato mia moglie, A ma Cittanova. che dove andiamo? Ma non ti preoccupare, ma quella pallava. Ci sono i ristoranti antichi dell'Ottocento nei vicoli, Ma lì a Cittanova? No, ma Genova, Ah, a Genova. i vicoli ci sono, la Ah, quindi parte lo antica. stocco hai portato tua moglie a mangiarlo a Genova? Sì, le trofio pesti, tutte, Quindi l'hai adesso ha conquistato. cambiato tutto il mondo, ma una volta tutti i negozi avevano l'acqua e il venerdì mattina facevano lo stocco. Il venerdì. Quindi era una tradizione lì a Genova fare lo stocco il venerdì. Sì. Quindi c'erano questi negozi, poi si andava, si prendeva lo No, stocco. tutti i negozi alimentari avevano tutte queste cose, poi adesso tutto è cambiato, come fottere bene i soldi. Purtroppo funziona così. Però ci dicevamo prima fuori dai microfoni, se un ristorante mi serve una volta, col cavolo che la seconda volta ci ritorno. Quindi facciamo bene attenzione a trattare bene Ma la il cliente. differenza È dell'Italia, giusto che si ci paghino. sono il nord, vai, e
entri tanto questo, questo, quest'altro. Qui vai secondo convoglio, secondo convoglio, secondo convoglio, tutum, tutum. Così non va bene. Ma cambieranno Reggio. Speriamo di sì. Prossimo anno. Dimmi cosa che ti piace di più di Reggio, visto che adesso passi, diciamo, la tua seconda giovinezza. Io faccio di fare le camminate. Quando passeggi, cosa che ti piace di più? Via Marina. La Via Marina che è bellissima. Sotto dentro, sì. Dove non passano le macchine, cammino. Sotto, la Via Marina bassa, la parte sotto. Sì. Adesso si va a casa. Va bene, salutiamo i nostri amici che ci stanno seguendo, sono tantissimi. Speriamo che mia moglie sia stanca, eh? Andiamo a mangiare al ristorante, che bello. Oh, bravo. Quindi va bene, faremo in modo di... Che dici, diamo seguito a queste nostre chiacchierate? Magari cambierà Reggio, perché fanno il ponte. Vengono le industrie europee. Chiudiamo con questa riflessione. Cambierà Reggio, faranno il ponte, verranno le industrie europee. Non si sa mai. Noi l'abbiamo buttata giù, oggi è 4 giugno 2018. Ma dalla Francia all'Inghilterra non vanno più con le macchine. Sì, c'è il adesso mi sfugge il tunnel. Sì. Vabbè, e qui protestano i servizi. In Francia e Inghilterra hanno il tunnel, noi sogniamo il ponte. Non la dobbiamo fare un ponte, mi rovinano. Ascolta, ma riguardo gli stranieri, no, tu che comunque hai una certa età matura, come la vedi questa situazione? Tutti gli stranieri in giro? Ma il mondo è cambiato. Dopo la guerra è stato un altro mondo di... Gli italiani al nord vanno molto, ecco, Simone ci vanno molto in Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, in Spagna fare i bagni. E comunque Simone ci suggeriva il tunnel dello stretto, ma può essere un'alternativa al ponte, ma questa è un'altra storia, ce la racconteremo un altro giorno. Ma sa, qui quando parlano qui i politici sono proprio intelligenti. Va bene. Pacini, ricordami il nome? Filippo, amante dei cavalli, ci salutiamo. Luigi Palamara, l'arciere, ti saluta. Io lancio di solito le frecciate, questa è una frecciata che lanciamo qui da questa piazza De Nava, che è una bella piazza di Reggio. Io vendo, ho affittato a Genova due appartamenti a Nervi, al consolato britannico. Va bene. Una mattina arrivo a casa, ha chiamato tre volte, la terza volta mia moglie ha detto, guarda, mi dia il numero, quando viene mio marito telefona. Telefonato, I am Mr. Pacini, dovevamo pagare ieri, abbiamo pagato stamattina. Ah sì? Sono andato solo oggi a prendere i soldi in banca a mezzogiorno. Il giorno prima siamo andati fuori, io non ho saputo. Ma poi sono inglesi, hanno fatto un errore. Va bene, poi ce le raccontiamo in un altro momento. Bisogna andare a... Grazie Filippo. Spero che mia moglie non ha voglia di cucinare. Salutiamo tua moglie, come si chiama? Chi? Tua moglie come si chiama? Salutiamola. Orca miseria, mi sono dimenticato il nome di mia moglie. Oh madonna. Vabbè, vi lasciamo con questo dubbio. Alla prossima. Ma aspetti, vediamo un po' se c'ho qualche... Ah, è possibile che non ti ricordi il nome di tua moglie, no? Come la chiami? Parlo col nome, mai col cognome. Col nome, il nome. Sono rincoglionito questo. No. Questo cos'è mio nome? Il tuo? Questo non è. Questo che cazzo c'è? Qua c'è tutto. Però il nome della moglie lo troviamo? Da qualche parte sarà. Ma è la prima moglie, sì, è unica. Sì, unica. Ecco. E le tue figlie salutiamo, una è Copenaghen, una a Bari, salutiamole.
se non mi ricordo il cognome, non me lo ricordo. No, il cognome no, ma il nome come si chiama, comando? Di nome? Vabbè. Ma io sono proprio. Sono troppo vecchio, 84 anni. E le tue figlie il nome? Susanna e Ilaria. Ecco, vedi, Susanna e Ilaria. Va bene, grazie Filippo. Alla prossima. Grazie da Reggio Calabria. Tiriamo a campare. Luigi Palamara. Tiriamo a campare, questo è un consiglio che noi seguiremo. Ma cambierà la differenza di... Cambierà. Di legge. Bene. Per il ponte.